Hai bisogno di crediti? Vai su vipcoinsfifa.com e con il codice coupon malati15 riceverai il 5% di crediti in più. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Ome e oggi sono qui per portarvi la player review di Lavezzi in form. Prima di iniziare la review volevo ringraziare Pete che mi ha prestato appunto questo giocatore per portarvi la recensione, e allora andiamo subito a parlare di Lavezzi. Lavezzi si presenta con 83 di rating. Sulla carta ha 88 di velocità, che in game diventano 87 di accelerazione e 89 di velocità scatto. Tantissima roba, ragazzi. Tutta questa velocità unita alla sua grandissima agilità, perché lui ha 96 di agilità, è veramente una cosa eccezionale. È penso una delle ali più agili che io abbia provato in questo gioco. Veramente tantissima roba, mi ricorda tantissimo Mertens a livello di agilità, ma è pazzesco. Cioè lui prende la palla sulla fascia, pam, se ne va dove vuole, perché comunque la palla rimane sempre vicino ai suoi piedi, può gestirsela come vuole perché è veramente veramente velocissimo nei movimenti, ha un grandissimo controllo palla, 84 di controllo palla, ha 4 stelle skill, quindi se volete, se sapete fare qualche skill potete farla tranquillamente. A livello di dribbling ha appunto 96 di agilità, 94 di equilibrio, 82 di riflessi, 84 di controllo palla, 86 di dribbling puro. Veramente una cosa eccezionale. La velocità unita al suo dribbling sono veramente un'accoppiata pazzesca. I tiri, 82 di tiro, che in game diventano 83 di piazzamento, 82 di finalizzazione, 87 di potenza tiro, 76 tiri da distanza, 85 di tiri al volo e 73 di rigori. Allora, i tiri non mi sono trovato benissimo a livello di tiri, perché mi aspettavo molto di più. Comunque a 87 di potenza tiro pensavo buttasse giù la porta e non è successo. 82 di finalizzazione, mi aspettavo che almeno la metà dei tiri appunto che facevo verso la porta entrassero. La metà invece, più della metà, non sono entrati o comunque sono stati parati, quindi mi ha un po' deluso. Piazzamento, buon piazzamento, nel senso che comunque se facevo dei cambi di gioco lui era pronto ad andare dove la palla stava andando, quindi sulla corsa, ottimo, fantastico. E niente, i passaggi, 77 di passaggio, che in game diventano 80 di visione, 80 di cross, 78 precisione su punizione, 80 passaggi corti, 81 di effetto, 62 di passaggi lunghi. Passaggi nella norma, contate che comunque quando avrete palla a Lavezzi, quando darete la palla a Lavezzi, penso che la volta dopo che si staccherà da sui piedi sarà per o tirare in porta o comunque molto spesso sarà quello, perché veramente è una cosa bellissima prendere palla con lui, andare sulla fascia e dribblare i giocatori avversari, perché come ho detto ha un'agilità che si sente veramente veramente forte. Passaggi comunque nella norma, i cross li faceva buoni, ho provato a fare dei cambi di gioco, li ha fatti tranquillamente, ma il dato che mi è piaciuto di più scusate, sono state le punizioni. A 78 su precisione su punizioni, ma in realtà secondo me è il doppio, cioè andiamo a sforare i 100, perché le punizioni che ho battuto sono andate tutte dove devono andare, tutte sotto l'incrocio, quindi veramente tantissima roba. E adesso parliamo del fisico. 75 di fisico, che in game diventano 74 di elevazione, 77 di resistenza, 74 di forza, 77 di aggressività. Tanta roba, ragazzi, perché comunque riuscivo a giocarmela insomma con i terzini più fisici che potevano appunto rubarmi il pallone. Spesso invece quando mi contrastavo contro le ali avversarie, quindi che comunque non hanno un fisico troppo elevato, riuscivo sempre a vincere in contrasti. Questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, quindi ottimo il fisico. Quindi ragazzi, andando a fare un riepilogo dei pro e dei contro, sicuramente tra i pro troviamo la velocità, l'agilità come ho detto, il controllo palla veramente pazzeschi, il fisico, e tra i contro la finalizzazione. Voto di questa carta 8. Comunque è un ottimo giocatore, ragazzi, un po' limitato secondo me, nel senso che comunque a parte correre sulla fascia, dribblarsi gli avversari eccetera, comunque il suo lavoro da ala lo fa. Se deve andare un attimo dentro l'area già pecca un po' di più, ma comunque il suo lavoro da ala sinistra lo fa. A livello di prezzi costa sotto i 100k, ma sul mercato purtroppo per ora non c'è. Vediamo se riescono a sistemare sta cosa, nel caso io sì ve lo consiglio.
E quindi, se riuscite, magari provatelo. Quindi, ragazzi, la play review finisce qui. Se avete provato questo giocatore, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, appunto, di Lavezzi. Se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Noi Malati di Foot. Iscrivetevi al mio canale che trovate in descrizione. Lasciate un bel mi piace. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Bella!